Cara ti amo, mi sento confusa. Cara ti amo, devo stare un po' da sola. Ditelo con i fiori, ma va bene anche una torta o persino un flash mob. L'importante, il 14 febbraio, giorno di San Valentino, è parlare d'amore. Anche a Bassano, specie sul ponte che sarà anche degli alpini, ma resta pur sempre quello del bacin d'amor, come ricorda la scultura all'ingresso. E allora, impossibile non trovare coppie innamorate di passaggio sul monumento bassanese. Festeggiate oggi? Certo. Stiamo già festeggiando adesso, diciamo. Festeggia ancora San Valentino? Diremo poco. Per noi San Valentino è stare insieme. Tutti i giorni? Non sono i regali futili. Non sarà certo d'obbligo, ma in molti a San Valentino non rinunciano ad acquistare un pensiero per il proprio amato, che mediamente, tra regalo e cenetta romantica, si calcola costi almeno una settantina di euro ad ogni innamorato. La rosa rossa resta da sempre il simbolo della festa, ma il fiore del San Valentino 2023 pare essere in verità un altro. Il ranuncolo. Colore, sempre rosso? Cipria. Per i più golosi invece è meglio un pensiero dolce, rigorosamente a forma di cuore e dal sapore ben definito. Tampone, è un po', diciamo, richiamo un po' all'amore, che è un gusto molto dolce allo stesso tempo a quella puntina di acido. In alternativa appunto anche il gusto rotondo della nocciola per un amore magari un po' più maturo. Da 10 anni, grazie alla campagna mondiale One Billion Rising, San Valentino però non è solo cuori e palloncini, ma l'occasione per puntare i riflettori sull'amore sbagliato, quello violento, e ripetere che il regalo più bello in amore è il rispetto. 1 miliardo di donne nella sua vita incontrerà la violenza, quindi per loro e per il nostro futuro oggi siamo qua a ballare.